Gran Monta e sulla Mosberg. Criquelion che vinse con un attacco in quella zona proprio 2 anni fa, il Giro delle Fiandre, la zona di casa. Lui abita a pochi chilometri da queste strade, però già in zona, in territorio vallone, espressione francese, non fiammingo. Criquelion che ha studiato questo finale come sempre molto bene. 2 anni fa attaccò fra il muro di Grammont e il Mosberg con un rapporto che tutti gli altri non osavano neppure spingere, talmente era impegnativo quel tratto, ma lui sapeva che dopo 2 o 3 curve avrebbe trovato un tratto col vento in favore, vento che soffia dal mare, dall'Atlantico, e spinse quel rapporto. Ecco, intanto il numero 9 indica il Leberg. È la quart'ultima difficoltà, la quart'ultima cotto, 38 km al traguardo, 750 metri con una pendenza del 10%. Il gruppo l'affronta all'inseguimento di Marco Lietti con un Giro delle Fiandre che in pratica, dopo tutto quel che è accaduto, deve ancora cominciare, e comincerà e vivrà un momento di gran ciclismo sul muro di Grammont a 17 km dal termine. Claude Criquelion con la sua inconfondibile sagoma, Claude Criquelion, campione del mondo 5 anni fa al Montjuïc, scandisce assieme a Lauritsen il ritmo al gruppo. I migliori sono lì, non abbiamo visto Pignon, non abbiamo visto purtroppo per noi Raffi. Bontempi non ha avuto fortuna, è caduto con De Wilde. Gianni Bugno è stato a lungo protagonista con un attacco da lontano che ha sconvolto un po' i piani tattici di tutti i favoriti, ma l'eroe di giornata di questo Giro delle Fiandre è ancora lui, è Marco Lietti, in fuga dal chilometro 69 e che ancora adesso è là davanti tutto solo quando mancano 38 chilometri al traguardo e ne sono stati compiuti ben 226. Marco Lietti, lombardo di Dongo, 24 anni, corre per la Malbor Sidi Colnago, la squadra che ha portato un po' di novità, una grossa novità quest'anno come organico e come attenzione a un allungo ancora di Lauritsen, seguito da Alain Piper, ancora da Guy Nullens. Il gruppo tarda a reagire, comincia il marcamento diretto dei grandi favoriti di questo Giro delle Fiandre. L'attacco di questi tre è tatticamente perfetto, in punta all'Eberg, non c'è la classica tipica discesa, intanto ci viene segnalato 2 primi 20 secondi soltanto più per Marco Lietti, e a questo punto altro cartellino rosso, dobbiamo darlo ancora una volta al regista, ai cameraman, a tutti. Con un corridore a 2.20 che è al comando da circa 200 km, è impossibile non andarlo a prendere con le 2.25, non inquadrarlo con l'elicottero, non farlo vedere, come se non esistesse più, come se non esistesse per questi maestri di ciclismo, per questi fiamminghi che sono abituati a far vivere emozioni intense agli appassionati di questo sport, dello sport della bicicletta, e che non vanno su Marco Lietti, protagonista incredibile di questo Giro delle Fiandre. Gruppo ancora, vedete, spezzato in due gruppi. Non sappiamo dove sia Adriano Baffi, uno dei favoriti per noi, uno dei favoriti non tanto per un successo finale, perché non si può pretendere da un esordiente alla Giro delle Fiandre che sia subito favorito, ma uno dei favoriti per il gran finale, per poter lottare al fianco di tutti i big, mentre è inquadrato ancora la linea del traguardo, Merbeck e di Marco Lietti, non c'è traccia nelle immagini ed è ancora solo davanti a tutti e sarà comunque l'eroe di questo Giro delle Fiandre, anche se i belgi non si ricordano di lui. Marco Lietti, 2 primi e 25 secondi di vantaggio a 38 km dall'arrivo, sono pochi, avendo visto l'inseguimento portato dai migliori in corsa. Ci sono degli scatti a ripetizioni, uno dei più attivi è il corridore della 7-Eleven, come avete visto, il compagno di squadra di Amstin, Lauritsen. Amstin che è molto chiacchierato, ma dobbiamo dire non si fa mai vedere a grandi livelli. Intanto vengono inquadrati i colleghi. 2 primi e 25 sempre per Lietti, ancora le immagini dal traguardo, evidentemente
qualcosa non funziona per il ponte dell'elicottero. Erano scattati Nulens, Piper e Grigeon, 100 metri di vantaggio, ma non sappiamo se questi hanno ancora questo vantaggio nei confronti di Kelly e degli altri. Visto che c'è questo break di immagini, Fabrizio, torniamo ai colleghi. Maurizio Evangelista, questo finale, vediamo cosa prevedi, cosa può accadere a questo punto sul muro di Gran Monte e su ogni altro angolo di strada in questo gran finale. Ma io credo che prima del muro di Gran Monte il gruppo dei migliori si scremerà abbastanza. Non credo che quel gruppo così affollato arriverà al muro di Gran Monte. Presumo che al muro di Gran Monte arriveranno a contendersi la vittoria una quindicina di corridori, massimo 10-15 corridori. Dopodiché credo che potranno in parte anche incidere i giochi di squadra, in quanto abbiamo visto ad esempio che Crigellion al suo fianco Sergeant, che ha una presenza molto importante, un corridore di peso che Crigellion eventualmente può scatenare in iniziative a suo favore, così come abbiamo visto anche la Panasonic particolarmente presente in questo gruppo, nonostante in un primo momento ne fosse completamente esclusa a parte Piper. Invece è rientrato Van der Arden, è rientrato Nulens e c'è sempre Piper. Maurizio Evangelista, Corriere dello Sport, a questo punto dovessi fare un nome solo, una scommessa, chi lo vince questo giro del Crigellion? Crigellion. Gianfranco Iosti, Corriere della Sera. Non vale, ma ha rubato il nome, anche perché quando ho visto Crigellion aggredire il nono muro con azionando quel rapporto così forte, così dando alla corsa un ritmo così cadenzato, vuol dire che è ancora in piena forza e vuol dire che qualsiasi muro è buono per tentare di fare il vuoto. Però dietro Grigliano metterei pur sempre che lì, che si vede sempre poco, però è sempre lì nelle prime posizioni e non credo che si faccia sorprendere tanto facilmente. Intanto l'elicottero ha ancora dei problemi e si resta con le immagini sul traguardo, speriamo che riescano a mettere a posto elicottero, immagini e anche idee del regista per quel che riguarda gli Yeti in vista del muro di Gran Monte. E continuiamo con Cristiano Gatti del Giorno, dovendo fare un nome solo a questo punto, su chi punteresti? Ma proprio vedendo come sta andando, Crigellion senz'altro riscuote il maggior numero di successi. Ceccarelli dell'Unità. No. Un nome solo per questo giro. Ma io mi butto Podio e Pugno, perché un po' per simpatia, un po' perché appunto è uno che ha bisogno anche proprio come caratteristiche psichiche di avere una vittoria che lo sostenga tutta la stagione, quindi siccome è anche sostenuto da un compagno penso che possa mettercela tutta e riuscire. Poi come secondo nome metto anche Crigellion, che è sicuramente il più favorito. Molto bene, restiamo dunque ancora in attesa dell'elicottero, delle telecamere mobili per questo gran finale, vengono inquadrati tutti i commentatori delle varie televisioni presenti a questo grande avvenimento di ciclismo, la prima delle classiche del nord del mese di aprile e la seconda prova di Coppa del Mondo dopo la Milano-Sanremo. Milano-Sanremo vinta da Laurent Fignon. Giro delle Fiandre, seconda prova di Coppa del Mondo, mercoledì prossimo seguiremo invece la Gand-Wevelgem, non è prova di Coppa del Mondo, resta comunque una grande classica illustrata per noi da un grande bis di Guido Bontempi, vinta da Francesco Moser proprio 10 anni fa nel 1979 con un grande sprint su De Vlaeminck, su Jan Raas e su De Meyer. Domenica prossima Parigi-Roubaix, terza prova della nuova Coppa del Mondo. Parigi-Roubaix che torna al mitico velodromo, il velodromo dei trionfi di Fausto Coppi, di Felice Gimondi, di Francesco Moser, tutti per distacco, Moser 3 volte per distacco in 3 anni. Il mercoledì successivo, il 12 aprile, ci sarà la Freccia Vallona, non è valida per la prova, non è valida come Coppa del Mondo quest'anno, la Freccia Vallona legata al muro di Huy. La Freccia Vallona che vedrà in gara per noi come leader Gianni Bugno contro Golz, contro Mottè che oggi si è ritirato al rifornimento di Vargen. E poi, chiusura di questo gran ciclo di ferro, 5 gare in 15 giorni, Liegi-Bastogne-Liegi il 16 aprile, quarta prova di Coppa del Mondo, Liegi-Bastogne-Liegi sulle coppe Valloni, non c'è più Pavé in quel tratto.
ma ci sono salite brevi, secche, molto difficili, che costituiscono il piatto forte di quella gara, seconda per difficoltà soltanto al Giro di Lombardia dal punto di vista altimetrico. Saremo presenti con Fondriest, con speriamo anche Moreno Argentin, se si sarà rimesso dai suoi problemi. Saremo presenti con Gianni Bugno, una corsa a lui molto adatta. Mentre intanto vediamo purtroppo ancora problemi con l'elicottero, con le telecamere mobili, peccato non poter vivere questo gran finale del Giro delle Fiandre, dovremo farcela comunque per il muro di Grammont. Il muro di Grammont, posto all'uscita della città di Gerardsbergen, 17 km la conclusione, muro di Grammont, 300 metri di salita in pavé con una pendenza media del 18%. Su questo muro di Grammont c'è sempre una gran folla, su questo muro di Grammont ci saranno i tifosi di Claude Criquelion inferociti contro Bauer. Sarebbe interessante anche vedere cosa accadrà, ancora è sempre in ballo lo sprint di René, lo sprint del mondiale di Maurizio Fondriest. Sono ancora alle vie legali Criquelion e Bauer. Criquelion chiede un risarcimento di circa 1 miliardo di lire da parte di Bauer per questa scorrettezza, per questo danneggiamento. Bauer è tranquillo e sereno, dice che chiaramente lui non l'ha fatto apposta. Come perito del settore per questa vicenda c'è Patrick Sercoux, dunque uno che di sprint se ne intende, vedremo cosa decideranno i giudici. Si sono appellati alla giustizia civile, in Belgio è possibile, da noi no per la causa compromissoria, c'è la giustizia sportiva e non quella civile. Vedremo cosa accadrà. Maurizio Fondriest intanto è lui, campione del mondo, è lui che veste la maglia iridata, lui che metterà in palio il titolo quest'anno a Chambéry, 200 km da Torino, capitale della Savoia, Chambéry. Il 27 agosto ci sarà il campionato del mondo in prova unica, in questa stagione che per il ciclismo certamente può essere considerata storica, tenuto conto della novità, della assoluta novità, questa Coppa del Mondo a punteggio che racchiude 12 gare a partire dalla Sanremo per finire con il Giro di Lombardia d'ottobre. E possiamo parlare tanto di classifica di questa Coppa del Mondo che vede al primo posto la PTM, intanto vediamo adesso l'elicottero e non i corridori. La PTM è al primo posto con 12 punti, seguita dalla Sistemo con 9, la Tala Campagnolo è terza con 8 punti, la Rio Stea è quarta con 7, la Istor Sigma con 6, la Domex Weimann con 5, l'Elvezia la Suisse con 4, la Carrera con 3, la Pepsi Alba Cucine con 2, la Toshiba con 1. Ed eccoci finalmente Fabrizio, ecco. Lieti, Marco Lieti, finalmente il regista belga se n'è accorto. Gli elicotteri pure, le telecamere, adesso che lo stanno a riprendere si sono accorti che c'è Marco Lieti davanti a tutti. Maurizio Lieti dice che sono sadici questi fiamminghi, evidentemente il tifo per il ciclismo ha fatto perdere la testa al regista, a tutti, e Marco Lieti viene inquadrato soltanto quando sta per concludersi la sua grande fuga, questa sua gran giornata. Ormai sta per essere ripreso, siamo ormai verso 230 km, lui ne ha fatti circa 170 allo scoperto, 170 km prima con Chiesa, altro italiano, poi da solo, e solo adesso viene inquadrato Marco Lieti mentre sta per arrendersi alla furia degli inseguitori che l'hanno visto là davanti e che insistono all'inseguimento, mentre il Giro delle Fiandre si avvicina al fatidico muro di Grammont. Ed ecco inquadrato Van Hooydonk che lì lo marca molto da vicino, poi Anderson, marcature come vedete a uomo come si usa dire nel calcio, poi Criquelion intanto davanti, sono scattati due corridori, una della Istor Sigma ed uno ma sono stati raggiunti ed ecco un attacco di Hermans, se non andiamo errati, Hermans che faceva parte del drappello di testa mentre l'elicottero adesso torna sul 24enne italiano
Marco Lietti, ma ormai il gruppo dei migliori è lì vicino. Vedete la pedalata di Marco Lietti, si è appesantita ed in questo momento si conclude il tentativo dell'italiano dopo 160 km di gara. Il driver risolve prima di andare sotto con Hermans, il velocista olandese che lo scorso anno collezionò 25 successi. Eccolo inquadrato con il 74. Mega, comunque un grande, grande applauso, l'applauso di tutti. Mentre è uscito Soros, che ci sembra Soros dell'Ariostea, anche all'inseguimento dei primi, guardiamo, è lui, sì, è Sorensen, il biondo Sorensen, che si volta a vedere cosa accade. Marco Lietti ha ancora la forza di seguire questi due, è una grossa impresa la sua, è in fuga da un 170-180 km ed è rimasto là. Ci sembra questa la città di Gerardsberger, ma vorremmo che fosse già la città di Gerardsberger. Guardate intanto Sergiano, primo piano per Sergiano, il numero 34 invece di Alain Peyffer, uno dei primi a uscire. Ancora una volta il giovane Fiandre sta vivendo una fase delicatissima. Frison, il gruppo comunque là, Marcel Jean che porta, Marcel Jean è uno dei favoriti dei fiamminghi. Sorensen, Rolf Sorensen, dell'Ariostea di Ferretti, l'Ariostea di Adriano Baffi. Sorensen aveva carta bianca in questa corsa nonostante la presenza di Baffi, proprio perché Baffi è un esordiente al Giro delle Fiandre, ed ecco Sorensen che gioca la sua carta con Sergent, l'alternativa a Claude Criquelion della Itachi, della squadra di Roger de Vlaeminck, nuovo manager. E intanto in prima fila c'è Matteo Hermans, l'avevamo criticato prima che non si era mai visto nelle classiche lo scorso anno, pur figurando come plurivincitore perché corre in Spagna, velocista olandese che corre in Spagna e che vince facili sprint con gli scalatori iberici e non si è mai fatto vedere nelle classiche. Per la prima volta, attenzione, le moto dovrebbero accelerare, infatti accelerano in questo tratto molto delicato della corsa. Matteo Hermans, olandese, chiaramente mossa poco azzeccata, uno sprinter come lui che tenta tutto solo di andarsene, dovrebbe restare sulla scia dei migliori, di Sean Kelly, di Blancard, dello stesso Criquelion, che dispone di preziosi compagni di squadra al fianco. Questo attacco solitario tatticamente non è molto azzeccato, vedremo cosa accade alle spalle. Infatti vedete che il gruppo reagisce immediatamente, Sorensen e gli altri sono riusciti ad andarsene, il gruppo invece, no, il gruppo non molla, sembrava si fosse rialzato, sono tutti ancora in fila indiana invece per un Giro delle Fiandre che va a cominciare. Attenzione, ci sono ancora alcune decisive cotte, tra le quali il muro di Grammont. Sì, Matteo Hermans quest'anno ha disputato molti sprint, ha collezionato però solo piazzamenti, mentre lo scorso anno erano tutte vittorie. Hermans sta per essere ripreso, ancora Frison, poi Lauritsen, Sorensen, Sergian, ve l'abbiamo segnalato prima, Sergian con Criquelion in testa, si può sganciare nel finale, è un uomo che spinge i lunghi rapporti, si difende molto bene sullo scatto e quindi i muri nel finale sono adatti per questo corridore. Ecco Lauritsen, Sergian, Sorensen, Frison, Hermans e non sappiamo se il corridore è Piper nella Panasonic oppure, vediamo, è il numero 33, quindi è Nulens, non è Piper, ma Nulens. Ecco Criquelion, questo è il secondo gruppo, prima avete visto l'italiano Tebaldi, c'è un rallentamento e la cosa si complica per i più titolati alle spalle. Kelly, avete visto, si è rialzato, questi sei corridori vanno via decisi, l'attacco è stato lanciato dall'olandese della Kajal-Ural, Matteo Hermans. Ecco inquadrato adesso Lauritsen, poi vediamo Vanhooydonk, la telecamera sale, poi Sergian dell'Itachi, Mark Sergian, ecco Rolf Sorensen, brillante protagonista nelle prime gare della stagione, poi ecco Matteo Hermans, quadrato in primo piano, adesso la telecamera
ci porta su Guizzo, questo è Alan Piper e Frizzol. Ecco Frizzol, Piper, cambi regolari, ci stiamo avvicinando agli ultimi due muri della giornata, avevamo visto prima quadrato Nulenza, evidentemente era il primo corridore del gruppo all'inseguimento. Park Sergian attivo, Lauritsen in giornata di grazia, lo scorso anno si classificò terzo nella Ganza Wevelgem vinta da Kelly su Bugno, Lauritsen fu un grande autore del finale della Ganza Wevelgem, ma si piazzò al terzo posto in quanto molto meno veloce di Sean Kelly e di Gianni Bugno. Rolf Sorensen ritrova la cadenza giusta, quest'anno ha vinto alla grande il trofeo Pantalica e il Giro dell'Etna da solo, poi non ha trovato più la pedalata giusta, quindi ha terminato le corse nell'anonimato, ma oggi si fa vedere di nuovo alla grande in questo 73esimo Giro delle Fiandre. Vantaggio buono per gli uomini al comando con Sorensen molto attivo. Sette uomini al comando mentre si va ad affrontare il muro di Grammont. Quando saremo sul muro di Grammont mancheranno 17 chilometri alla conclusione. Un minuto di vantaggio per questi sette che sono Sergian, Van Hooydonk, Hermans, Peter, Frison, Sorensen e Lauritsen. 1:05 sul gruppo dei migliori, si può dire che sono entrati in scena i numeri due delle varie squadre, una fase tattica molto delicata per il Giro delle Fiandre. I numeri due capeggiati, si può dire, da Sergian che corre al fianco di Criquelion, ma attenti perché nel ciclismo d'oggi sono in tanti i campioni che non amano rischiare, che non cercano, come si dice spesso tra i tecnici, di rischiare di perdere la corsa per poi vincerla, e quindi questa fuga diventa molto pericolosa perché sono tutti d'accordo, sette uomini, il belga, ex campione belga Sergian, l'altro giovane belga Van Hooydonk, l'olandese Hermans, Alain Peyper, l'altro belga Frison, il danese Sorensen e il norvegese Dag Otto Lauritsen che corre per la 7-Eleven. 1:05 di vantaggio, la fuga è nata in pratica quando il tentativo generosissimo, grandioso di Marco Lietti ha avuto termine. Marco Lietti è stato ripreso quando si è ormai nella zona che introduce il muro di Grammont vicino a Gerardsbergen. Marco Lietti è stato ripreso dopo circa 230 km di corsa, lui era andato in fuga dopo 69 km, prima tutto solo, ripreso da Chiesa, altro italiano della carriera, Lietti e della Malvor. I due hanno avuto un vantaggio di ben 17 primi e 40 secondi come punta massima, poi sui primi muri sul vecchio Quaremont Chiesa si è reso, Lietti è rimasto solo, ha insistito, ha compiuto tutto solo la fase centrale del Giro delle Fiandre e soltanto adesso si è reso rendendosi protagonista comunque di una gran corsa d'attacco. Lietti ha 24 anni, è giovane, Lietti tornerà certamente su queste strade e potrà correre il Giro delle Fiandre con i migliori perché ha dimostrato di saper pedalare con gran profitto sul pavé fiammingo. Andiamo adesso verso il finale di questa corsa, 1:05 di vantaggio per Sergian, Van Hooydonk, Hermans, Peyper, Frison, Sorensen e Lauritsen. Il gruppo con Criquelion, con Kelly, con Van der Poel, con gli altri favoriti ha avuto un attimo di tentennamento, cominciano i giochi tattici, quelli che non piacciono alla gente, quelli che rendono antipatico il finale di queste corse. Criquelion avrà questo grosso alibi di Sergian in prima fila, Sean Kelly non ha compagni nel gruppo. Attenzione, vediamo queste immagini nuovamente sui sette. Ecco Van Hooydonk, primo piano per Edwin Van Hooydonk, Lauritsen che passa, Hermans, attenzione, Sergian, Sorensen, intanto ancora Van Hooydonk, la telecamera primo piano per Van Hooydonk, Frison e
Alan Piper, non c'è un uomo della PDF di John Kelly, lui però chiaramente non è il tipo da assumersi il peso dell'inseguimento, da condurre il gruppo anche per gli altri, dunque Kelly non collaborerà molto. Cricket Young ha questo alibi, intanto vedete il rapportone di Matthew Hermans, sembra addirittura in una posizione da staia, come è seduto in bicicletta, sergiando sulla scia. Dicevamo, Cricket Young non conduce, Kelly neppure. Van der Arden ha questo flebile abile che per lui comunque è buono, di Alan Piper in prima fila, e non sappiamo alle spalle a chi tocchi. Certamente Van der Poel dovrà fare qualcosa, non ha compagni di squadra, non ha alibi, non c'è un uomo della Domex al comando. Vedremo cosa accadrà, tutto può ancora succedere. Ricordiamo, il muro di Grammont aspetta i protagonisti di questo Giro delle Fiandre, di questa lunga rincorsa, di questa sfida incredibile nella pioggia e nel freddo. Il tempo improvvisamente si è messo al freddo, piove anche sul traguardo, non molto comunque, ma il clima è tipicamente fiammingo. Si va verso questo gran finale, un minuto non è molto, pensando al muro di Grammont, pensando al Vosberg, l'ultima delle 12 terribili côte a 13 km dal traguardo, 500 metri soltanto, ma al 10%, il muro di Grammont invece è a 17 km dalla conclusione, 300 metri, pendenza media 18%. Non sappiamo ancora chi sarà il vincitore ovviamente di questo Giro delle Fiandre, sappiamo già che Laurent Fignon è uno dei principali sconfitti. Maurizio Evangelista. Su questo non c'è dubbio, non l'abbiamo mai visto, praticamente non è mai entrato nel vivo della corsa, e questo è sicuramente costituisce un elemento negativo per un corridore che era sicuramente molto atteso dopo l'impresa. Ecco, intanto vedete i sette al comando che vi abbiamo detto. Era molto atteso dopo l'impresa da Sanremo, e che comunque io personalmente vedo meglio proiettato sulla Roubaix che non su una corsa come il Giro delle Fiandre. Certo, ricordiamo la classifica di Coppa del Mondo, classifica certamente che non è ancora decisiva dopo la prima prova. Fignon 12 punti, Massen 9 punti, Baffi 8, Van Seck ascende oggi 7, John Kelly 6 punti, intanto vedete Walter Blancard che va a spiegare ad Alan Piper come comportarsi in questo gran finale. Punti, gioia dell'Atta alla Campagnolo, altro assente in questa gara, 5 punti, Rudy Daniels, PDM 4 punti, francese Rui 3 punti, Calcaterra assente pure lui 2 punti, a Calcaterra decimo e primo degli italiani lo scorso anno Giro delle Fiandre, l'Atala non è venuta quest'anno, non perché Gribiori, intanto vedete che arriva Ferretti ha al bianco, vedete sull'ammiraglia mentre sta per Sorensen, gli ha spiegato, Fabrizio mi ha fatto segno, gli ha spiegato che ha dei problemi, forse lo stomaco. Ferretti ha il bianco sulla miraglia con la maglia verde, vedete Rick Van Linden, velocista fiammingo della Bianchi, che abbiamo pregato poi di venire al nostro microfono per raccontarci qualcuno dei suoi sprint, se ci sarà tempo, ma vediamo che ormai è in corsa fin nel finale. Rick Van Linden collabora per queste gare con Ferretti e il suo ex direttore sportivo, erano assieme alla Bianchi, e adesso lo segue sull'ammiraglia dell'Ariostea. Dicevamo allora Calcaterra 2 punti, De Wilde 1 punto. Calcaterra e l'Atala non sono venuti perché l'Atala non è ammessa di diritto a partecipare a tutte le prove di Coppa del Mondo in base alla nuova classifica della Federciclismo Internazionale che tiene conto dei risultati della passata stagione. Il Giro delle Fiandre assegna gli stessi punteggi della Sanremo, 12 ai primi 10, diciamo quindi 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Idem per la Roubaix e per la Liegi Bastogne-Liegi e l'Amstel Gold Race che il 22 aprile chiuderà il ciclo delle classiche di primavera. Quindi sembra che Laurizio abbia mandato al diavolo il suo direttore sportivo, evidentemente c'è qualcosa che non quadra nella 7-Eleven. Gianfranco Iotti. Ma fino adesso abbiamo dato la corsa conclusa da almeno da un'ora, quando c'è la fuga di Kelly, di Pugno e tutto quanto. Però è la prima volta in effetti che vediamo alle spalle di una fuga le ammiraglie, quindi vuol dire che questa qui è per forza di cose è la fuga decisiva, e credo che la vittoria possa riguardare solamente questi sette uomini. Le ammiraglie passano comunque quando hanno un minuto di vantaggio, quindi potrebbero anche essere a 1.15, 1.20, e quindi col muro di Grammont pensi che non ci sia più speranze per i seguiti.
Dori? Non credo, anche perché dietro chi insegue? Dovrebbe inseguire. Vedete 1,5, se dovrebbe, 1,5 con dovrebbe inseguire, dovrebbe inseguire che lì. Perché l'abbiamo detto che in effetti, conoscendo il coraggio, io vorrei, molto relative di questi corridori. Visto che abbiamo sbagliato fino adesso, mi auguro di che ci siamo sbagliati ancora in questo frangente. Eccola la collina del muro di Gran Mont. Ma temo però che questa qui sia l'azione che possa andare fino in fondo. Vedremo. A meno che ci sia proprio uno scatto formidabile di qualcosa dietro che si riporti sotto, però ne dubito molto. Per l'esperienza che abbiamo di Giro delle Fiandre posso garantirti che un minuto sul muro di Gran Mont si può ancora recuperare, però appunto bisogna vedere cosa accadrà. Breve intervento anche di Maurizio Evangelista. Sì, vorrei dire però, considerando le squadre che sono rappresentate nella fuga dei sette, in realtà gli unici che dovrebbero almeno promuovere in maggior parte l'inseguimento sono appunto Kelly e Van der Poel, e sono proprio quelli che anche nelle fasi precedenti, se hai notato, erano assolutamente privi di compagni di squadra nelle prime posizioni. Quindi, considerando le loro caratteristiche, considerando lo scarso appoggio che oggi gli ha dato la squadra, indubbiamente credo anch'io che eccoci, certo Maurizio, però vorrei concludere questo breve mini dibattito. Siamo a Gradsbergen, la città del muro di Gran Mont, intanto vedete che ha dei problemi Sorens dell'Ariostea. Quando saremo sul muro di Gran Mont a 17 km dal traguardo, per Kelly e per Van der Poel non sarà più un problema di squadra, ma saranno loro a doversi assumere l'iniziativa per primi, saranno loro che dovranno uscire allo scoperto e cercare di piombare su questi uomini. Non conterà più la squadra a quel punto, toccherà loro, vedremo, se avranno le gambe per farlo, torneranno a galla. Altrimenti non ci saranno attenuanti per gli sconfitti di questo Giro delle Fiandre, eccetto forse Criquelion, perché l'unico di quelli di nome è Sergeant, quindi lui chiaramente non può muoversi per primo ad andare su Sergeant. Siamo intanto a Gerardsbergen, la città che introduce alla cittadina, che introduce al muro di Gran Mont. Muro di Gran Mont, avete visto, Mur in fiammingo, Kappelmur, definizione fiamminga, muro di Gran Mont in francese, che si incontra all'uscita di questa cittadina. Attenti a un punto chiave del Giro delle Fiandre, speriamo che il regista di questa trasmissione, dopo aver dimenticato Marco Lietti, si ricordi adesso del gruppo. Sarà interessante vedere cosa accade qui in prima fila, mentre un corridore se n'è andato, ci sembra Hermann Frison, potrebbe essere, nel corridore che ha attaccato Lauritsen, vediamo, infatti tutti gli altri sono qui, Sergianna, poi Van Oytonk, Sorensen, Frison, eccolo qua, quindi è Lauritsen, il corridore della Hermans sta perdendo terreno, è già salita ma non è ancora il mitico muro, eccolo, il pavé comincia qui, il pavé comincia in quel tratto, il pavé del muro di Gran Mont, 17 km alla conclusione del Giro delle Fiandre, muro di Gran Mont, vedremo cosa accadrà, mentre Dag Otto Lauritsen evidentemente contro le direttive del suo direttore sportivo della Seven Eleven se n'è andato, avete visto quel gesto di stizza nei confronti del direttore sportivo della Seven Eleven, se n'è andato all'attacco sul muro di Gran Mont. Stiamo entrando nella fase finale, 17 km alla conclusione del Giro delle Fiandre, attendiamo il gruppo per vedere come si comporteranno i grandi, non sappiamo dove sia Bauer che deve avere dei problemi con i tifosi di Criquelion proprio su questa salita, guardate il pubblico sul muro di Gran Mont, rende meglio l'idea, eccola la famosa curva, diciamo, rende meglio l'idea vederlo con la telecamera fissa, guardate il pavé sconnesso in salita, il muro di Gran Mont, 300 metri con una pendenza media del 18%, guardate Dag Otto Lauritsen, Van Oytonk, il migliore degli inseguitori con un rapporto molto più agile, poi Mark Sergeant, guardate i corridori Sorensen fa maggior fatica, avanti in grave difficoltà, va verso le transette per ricevere una spinta dal pubblico che lo rimette in sella, Hermans si è preso, sembrava in difficoltà, Van Oytonk, Edwig Van Oytonk è certamente il corridore che ha affrontato meglio di tutti questo muro, guardate la folla ai bordi della strada, intanto Lauritsen è ormai sotto tiro da parte di Edwig Van Oytonk, corridore belga della Super Confex di Jan Raas, che è uscito bene dalla fila di questi inseguitori di Lauritsen, lo sta per accantilare, quando siamo sul culmine del muro di Gran Mont, adesso c'è un tratto pianeggiante,
su piano molto difficile dal punto di vista tattico, ed ecco il gruppo Naida al comando, Claudi Griglione sulla destra della strada, Anderson al centro, attenzione De Vilde, se l'ha preso molto bene, vedete la maglia di Capitelberg di De Vilde, andiamo alla ricerca di qualche superstite italiano del gruppo Van der Arden. C'è un corridore della Shadow Dax, altri due uomini della Shadow Dax, Fidanza, abbiamo visto Fidanza, velocista, e c'è Pugno, ecco Gianni Pugno in fondo al gruppo, Roscioli, attenzione, guardate la caduta, Fidanza costretto a procedere a piedi, corridori ormai esausti, guardateli dopo questa immensa, immane fatica, un corridore che si rassegna e va Van der Poel, vincitore, costretto a procedere a piedi, mentre Mario Sergiant è ormai sul tratto che porta al Vosberg. Adri Van der Poel aspetterà, ha chiesto un'azione d'attacco da parte dell'olandese, mentre ha forato Mark Sergiant da un colpo di scena all'altro. Gianni Pugno, l'abbiamo visto nella parte conclusiva di questo gruppetto di superstiti, Mark Sergiant ha forato, quindi crollano i piani della squadra diretta da Roger De Vleri. Tocca adesso a Criquelion tornare in primo piano, ecco l'ammiraglia, il regista sui belgi è preparato, inquadra prima Marcel Jean che alza la mano, poi l'ammiraglia che non si muove, evidentemente non ha ancora visto il corridore in difficoltà, Marcel Jean si volta ancora, alza il braccio, evidentemente il tubolare deve essersi, si sta afflosciando lentamente, il tubolare posteriore, lui invoca l'auto, intanto vediamo davanti cosa accade, quattro uomini al comando, vedremo se Lauritsen è fra questi, si è stato ripreso ancora l'abbraccio alzato, ma il grande sconfitto a questo punto oltre a Pignoli, altri vanno al punto, stretto addirittura a scendere di bicicletta e non ha più saputo riprendersi, Fabrizio. È scattato solo, intanto al comando ci sono Loritz e Valoidunga, all'inserimento Frison, poi Sorensen che è scattato in questo momento, Piper e Hermes, e adesso si porta dentro Sergian, lo sappiamo se è il tubolare, vedete che urla in continuazione il corridore dell'Italia, ecco la vettura del corridore belga che sta con il talento, ci sono molte moto, poi evidentemente la vettura di Sergian seguiva la propria posizione, ma in questi casi è difficile passare perché le strade, guardate, sono molto strette, adesso deve superare una macchina del direttore di corsa. Ecco che arriva la macchina dell'Itachi e si porta su Mark Sergeant, davanti vediamo Sorensen, c'è battaglia sul muro di Grammont, se ne sono andati Sorensen prima e poi vanno in doppia, gli altri cercano di tornare sotto in questo finale, non riusciamo a capire cosa sia successo a Sergeant, ecco l'ammiraglia che lo soccorre in questo momento, il meccanico schizza subito fuori, ha dei problemi al cambio, vedete, problemi al cambio, si sta sistemando la levetta del cambio, il meccanico dell'Itachi, vedete Sergiano in difficoltà in questo finale veramente bellissimo che sta portando alla ribalta un norvegese, Dag Lauritsen in compagnia del belga Valoidunga, che è con i due che si avvicinano al muro di Vosberg, situato a 13 km dall'arrivo, e sempre il norvegese che forza, seguito da Valoidunga, che oggi dobbiamo dire molto attivo, ha corso molto bene questo giovanotto belga, e la speranza del ciclismo belga Valoidunga, che fu segnalato alcuni fa alla maniera grande da Eddy Merckx, e dobbiamo dire che questo ragazzo ha fatto grosse cose e si fa vedere spesso e volentieri nelle classiche internazionali, si sgretolano anche gli inseguitori, ecco in primo piano Frison della Victor Sigma, compagno di squadra di De Wilde, eccoci sul Vosberg, 13 km all'arrivo, vediamo Sorensen in testa, poi Lauritsen con Van Hooydonk che stanno per essere
raggiunti da Hermans, che può diventare pericoloso. A questo punto possiamo dire che il corridore olandese della Caia Rural si è costruito questo 73esimo giro delle Fiandre, attaccando in salita, andando via in pianura e poi portando via gli altri corridori che adesso comandano la corsa. Ma c'è uno scatto di Vanoy Donk, scatto di Vanoy Donk sul pavé, in difficoltà Lauritsen, ci prova il belga ma anche gli altri sono lì. Avevamo visto sul muro di Grandbon che il migliore di tutti di questi sette attaccanti era nettamente Edwin Vanoy Donk, e si è ripetuto sul Bosberg. Guardate quest'ultima, dodicesima, ultima difficoltà, posta a 13 km dalla conclusione, 500 metri di salita con una pendenza media del 10%, è una delle meno impegnative, ma è l'ultima, e quindi gli altri si pesano sui muscoli dei protagonisti di questa sfida. Edwin Vanoy Donk attacca con una grinta incredibile, con una parecchia potenza addosso ancora, è costretto ad arrendersi la vista. Gli altri 5 sono lì, il gruppo invece stenta a farsi sotto, la corsa non è ancora conclusa, comunque non c'è niente di definitivo, potrebbero ancora avvenire altri ricongiungimenti e tutto sul filo del minuto. Avete visto Lauritsen, ecco gli altri protagonisti dell'attacco, vale a dire Hermann, Spiker, Frisson, Sorensen, e Sorensen ancora un primo piano per Edwin Vanoy Donk, un belga che gli appassionati di ciclismo conoscono bene, uno dei pupilli di Merckx, e di Merckx crede parecchio in questo ragazzo che per la prima volta comunque è uno scoperto. Quest'anno ha vinto la Bruxelles-Kürne, una delle gare di preparazione della Sanremo che si corre ai primi di marzo, la prima domenica di marzo, prima dunque della Parigi-Nizza e della Tirreno Adriatico. In una gara abbiamo visto anche Sorensen che si è sganciato, Sorensen che è uscito all'inseguimento di Lauritsen e Vanoy Donk, mentre gli altri quattro corridori, eccolo in quell'altra da Hermans che cerca di tornare sotto in tutti i modi, Sergio si è ripreso, però vediamo, controlla in continuazione il cambio, Sorensen è uscito all'inseguimento di Lauritsen e Vanoy Donk. Vanoy Donk, dicevamo, Edwin Vanoy Donk, fiammingo di Ekeren, che in agosto compirà 23 anni e ha ottenuto lo scorso anno 6 vittorie, niente comunque di molto importante. Vediamo intanto Sorensen, gol per Sorensen della Grandea, l'alternativa ad Adriano Baffi nella squadra di Giancarlo Ferretti, che esce all'inseguimento, non è riuscito a reggere il ritmo di Vanoy Donk, ma vediamo, si rialza, si rassegna, anche se gli altri facevano fatica a seguire il suo ritmo, ma non ha nelle gambe a quel punto la brillantezza per colmare il disavanzo, per andare su Vanoy Donk. C'è ancora in mezzo Lauritsen, Dag Otto Lauritsen, norvegese della 7-Eleven di Michael Neal. Ecco Lauritsen irrimediabilmente staccato, anche lui sul punto di rialzarsi, si volta indietro. Edwin Vanoy Donk ormai viaggia tutto solo verso una possibile affermazione clamorosa al Giro delle Fiandre. Ecco gli inseguitori con Sergeant, con Frisson, Pfeiffer, Hermans, si è rialzato pure Sorensen, ma il del gruppo nessuna traccia. Sul muro di Grandmont avevate visto la clamorosa resa di Adrie Van Der Poel, uno dei corridori maggiormente attesi alla recita su quella salita, è stato bloccato da una altrui caduta, da probabilmente solo da un salto di catena, ma non è più riuscito a riprendersi, non ce l'ha più fatta a risalire con immediatezza in sella ed è dovuto percorrere a piedi quel tratto durissimo del muro di Grandmont. Primo piano per Edwin Van Hooy Donk, protagonista a sorpresa di questo gran finale del Giro delle Fiandre. Lo scorso anno si era imposto nel Giro dell'Andalusia, dopo aver vinto anche il prologo, si era imposto in una tappa del Giro del Mediterraneo, in due kermesse in terra belga e poi nel Gran Premio di Merckx a cronometro, una delle gare successive al campionato del mondo. Nessuna affermazione di rilievo nelle classiche, ricordiamo che lo scorso anno era giunto quinto alla Tirreno Adriatico,
quarto giro del Mediterraneo, e nelle grandi classiche soltanto posti d'onore, 18 secondi sono pochi, un 22esimo posto al Giro delle Fiandre, lo scorso anno parliamo sempre, un 19esimo alla Parigi-Roubaix subito dopo Fondriest che arrivò 17esimo, ma guardate con quanta grinta procede oggi verso il traguardo, un 32esimo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi, un 25esimo all'Amstel Gold Race, un 10° posto al Gran Premio di Francoforte, addirittura un 77esimo posto al campionato del mondo di René, il campionato del mondo di Maurizio Fondriest. Van Hooydonk che comunque è un corridore che era giunto 2 anni fa quinto alla Parigi-Roubaix, nell'87 quinto alla Parigi-Roubaix. Telecamere ancora sugli inseguitori, su Sorensen, su Sergeant, Marc Sergeant, Frison, Lauritsen, Hermans e Piper che conduce in questo momento. Ecco Lauritsen, ecco Frison, Sergeant e Sorensen. E dietro il vuoto, non rientrano gli altri provali, ce l'ha fatta restare nella serie dei migliori, capeggiati idealmente da Marc Sergeant, numero 92 che vedete adesso inquadrato, uno dei possibili protagonisti di questo gran finale che però ha dei problemi evidentemente alla levetta del cambio, vedete che si rialza a rilanciare il rapporto, forse non riesce a ridurre il rapporto e deve procedere con un rapporto molto impegnativo, 14 secondi, sarebbe ancora sotto tiro alla portata degli inseguitori se sapessero organizzare come si deve la caccia, però vedete che Marc Sergeant si mantiene nelle posizioni di coda, soprattutto dal gruppo non arrivano rinforzi e dunque non c'è nulla da fare per gli inseguitori in questo tratto d'avvicinamento a Merbeek. Van Hooydonk insiste, non c'è molto accordo dietro, uno di quelli che lavora di più è Hermans che è il più veloce, senza odor di vittoria il corridore olandese, sarebbe il primo successo internazionale, dobbiamo dire che se lo è costruito molto bene, ma Van Hooydonk non ci sta, come vedete va via con un lungo rapporto, siamo a pochi chilometri dall'arrivo, esattamente a 8 chilometri dalla conclusione, 14 secondi il vantaggio del corridore belga, Sorensen non è in condizioni splendide, lo vediamo spesso tirare 50 metri e poi rientrare, non è determinato come in altre occasioni, eccolo infatti a fondo tutto, questi sarebbero i finali di Sorensen, ma in questo momento parte il corridore danese, prima di lui però si era avvantaggiato un altro corridore, guardate come scatta Fabio Hermans alla gamba buona per effettuare la volata, ecco Hermans, poi Lauritsen, Piper, Sorensen e davanti non sappiamo, è Sergeant forse, Sergeant che era partito, sì perché questo è Frison, Sergeant che era partito in contropiede, ha fintato in varie occasioni di avere dei problemi al cambio, rimanendo a 20 metri forse è una mossa tattica, ma poi è partito, c'è ancora un attacco di Lauritsen, veramente bravo oggi questo corridore norvegese, ha viaggiato sempre nelle prime posizioni, trova ancora la rabbia per scattare nel finale, Frison marca Sorensen, Sorensen è un finisher, riesce a scattare con la grinta necessaria sempre negli ultimi chilometri, lo conosce molto bene quindi lo marca da vicino, Sergeant intanto è stato ripreso, Loris insiste con Hermans e Piper, Van Hooydonk sempre 15 secondi, 18 secondi di nuovo per il corridore della Super Compact, non c'è accordo nel trappello al momento e quindi il corridore belga ne approfitta per andare all'arrivo, intanto sono 6,5 chilometri che rimangono da percorrere di questa 73esima edizione del Giro delle Fiandre che è partito questa mattina da Stanislas e sta per concludersi a Merbeek dopo 264 chilometri, dobbiamo dire che l'animatore principale è stato il
l'italiano Marco Lietti, assistito per molti chilometri da un altro giovane interessante del ciclismo italiano, Mario Chiesa, che ha ceduto sul primo muro della giornata. Lietti è rimasto da solo, ha fatto per tanti chilometri da Lepre, poi i migliori sono entrati in azione, dobbiamo dire hanno ben lavorato. C'è ancora uno scatto di Sorensen, scatto di Sorensen, e purtroppo questa volta ha peccato, era davanti e Sorensen lo ha sconfitto in questo piede, ma è proprio diciamo pure Fabrizio che però corrente in questa maniera è molto difficile andare a riprendere il fuggitivo Van Hooydonk, è molto più saggio da parte di questi ciclisti trovare un momentaneo accordo, condurre 200 metri a testa a un ritmo elevato e riprendere con estrema facilità per la legge fisica, perché chi sta nella scia anche se piove fa minor fatica, andare a riprendere Van Hooydonk con un accordo in attesa poi di rigiocarsi tutto. Allora, con una successiva serie di attacchi, invece così non c'è niente da fare, scattano, poi non riescono a sostenere l'azione. Lauritsen adesso nella scia di Hermans che era partito, vedete un altro corridore ancora davanti, questa serie di scatti, di corse alle quali seguono poi dei momenti di inclusione, di andare, non sono molto produttive i fili dell'inseguimento, vediamo infatti in questa zona, guardate, ecco il momento in cui ripreso Mario Hermans riparte con Lauritsen perché ha avuto solo un attimo di indecisione, guardate, eccolo, Hermans si rialza, Lauritsen fa altrettanto e intanto Edwin Van Hooydonk che procede con il suo ritmo tranquillo e sereno sui 45 all'ora riesce a mantenere inalterato il vantaggio, perché se diminuisce sul momento dello scatto poi aumenta di nuovo. Guardate Hermans, velocista di talento, guardate la tipica posizione in sella dello sprinter, sarebbe favorito il caso di un arrivo allo sprint ridotto, insiste ancora partendo davanti a tutti, guardate come ha portato Maurizio nella sua scia, poi Sorensen, Frison, Piper, Marc Sergeant laggiù in fondo, si travede la sagoma di Edwin Van Hooydonk che mantiene una ventina di secondi, Piper dall'altra parte della strada cerca di andare ad agguantare, scatta ancora Lauritsen, pensate quanto devono pesare questi scatti con rapportone, pensate che questi corridori ad ogni colpo di pedale, ad ogni giro di pedali compiono dagli 8 ai 9 metri, hanno il rapportone 54-13 innestato, guardate come lo spinge, con quale profitto è di Van Hooydonk, 4 km per quarto, si può dire sia fatto ormai per lui, per questo giovane fiammingo che rinverdisce i passi di un passato decisamente migliore. Edwin Van Hooydonk, buon crollo, vedete 20 secondi di vantaggio. Eddie Merckx, ecco Eddie Merckx al volante della vettura del direttore di corsa che va dal suo pupillo. Il suo pupillo l'ha scoperto lui, correva con biciclette Merckx, poi è passato alla Super Confex, biciclette Colnago, parecchi sponsor italiani, da Colnago alla ditta Ambrosio per i cerchi. Parecchi sponsor italiani per questo fiammingo guidato da Merckx, e visto Merckx con quale enfasi sta cercando ancora Hermans che riparte, dobbiamo pensare qua su questi scatti, cosa devono pensare, pesare dalle gambe dei corridori, dei protagonisti, basterebbe un superiore, un maggiore accordo per tornare in gioco per il successo finale, invece niente, divisi da una gran rivalità, ognuno cerca di andarsene, poi non ce la fa a sorreggere il peso dell'azione, e Edwin Van Hooydonk, buon cronome, diciamo ha vinto il Gran Premio Merckx, una crono di circa 70 km battendo tutti gli altri protagonisti stranieri del Mondiale di René a partire da Claude Criquelion, dunque corridori rodati, corridori di buon lignaggio, è un buon cronome, è stato il migliore di tutti all'attacco del muro di Gran Mondo, ha lanciato l'offensiva all'inseguimento di Lauritsen che vedete l'ultimo di questo quartetto. E poi sul Bosberg ha dato l'ultima botta, si è sbarazzato di Lauritsen e se n'è andato tutto solo verso un clamoroso successo che potrebbe essere l'inizio di una lunga serie, mentre Sergeant e Sorensen, vedete, trovando l'accordo come sia molto più redditizia all'azione, sono riusciti dopo questa serie di attacchi e contrattacchi ad andare in due, un'altra cosa, trovando l'accordo, cercano una estrema reazione, ma vedete che Sergeant non è d'accordo, si volta, cerca gli altri, non collabora, entrano a questo punto anche gli strani soldati,
con Lietti e Chiesa, attaccanti dopo appena finite le grosse guardate di lacrime, di gioia, di emozione di Leroy Dunk, capelli rossi, alto, critico da Cronomen, da gran fascista, vincitore da distacco minimo delle squadre bianche. Dicevamo, grande attacco da lontano di Lietti e Chiesa, Lietti è rimasto poi solo sul vecchio Quaremont, ha insistito, ha compiuto in solitudine tutti i muri della parte centrale, è stato ripreso quando mancavano 25-30 km dalla conclusione, rimanendo all'attacco in fuga per circa 160-170 km e vestendo così i panni del protagonista di giornata. Intanto ecco il gruppo di inseguitori, ancora questo sprint a descrivere e poi Fabrizio Biondi procederà con le interviste di rito. Un corridore solo è Crichelion che ha attaccato ma troppo tardi, gli altri proprio non è Crichelion, scusate, non è Crichelion, è il numero 94 Cinque Wolf, e attenzione allo sprint, la terza Fowler, Crichelion verso la rimessa di Vince Kelly, Petito numero 175 dovrebbe essere il primo dei nostri in fondo a questo gruppetto. Altra volata che dobbiamo, che vediamo da lontano con Fidanza, con alcuni corridori italiani, ecco Fidanza delle posizioni d'avanguardia, poi Valderarte, Madolato, Roscioli, Pugno, Gianni Pugno della parte Baldi, altro protagonista di questa fase centrale del Giro delle Fiandre. Petito, il primo degli italiani, facciamo cenno a Petito che venga alla nostra postazione. Fabrizio Biondi, intervista ai protagonisti di questa corsa. Giuseppe Petito, primo degli italiani in questa corsa veramente bella, resa difficile dalla pioggia e dal freddo nel finale che ha portato alla ribalta il corridore di casa Vanoy Donk. Beppe, Sorens è andato molto forte nel finale, è arrivato esattamente quarto, però si è fatto sorprendere nell'ultima salita da Vanoy Donk, che però non ce l'ha fatta. Beppe Petito però bene in questa corsa. Ma quello che mi riguarda sono andato molto forte. Il problema mio è stato che prima del quadro ho stato con Sorens e ho dovuto dargli la cosa. Praticamente ho finito tutto il giorno, sono diventato tutto il mondo di Remo e sono stati i primi e mi hanno detto che Sorens era in fuga, quindi ho fatto la situazione, ma alla fine ho finito. Giancarlo Ferretti, direttore sportivo della Riostea. Riostea che ha corso molto bene questa competizione, dobbiamo dire, abbiamo visto Sorensen che non era al meglio della condizione atletica, perché lo conosciamo molto bene, attacca con decisione, quando attacca va in porto, ha fatto molto l'elastico sulla salita del muro di Gramonte, ha ceduto lì e forse lì ha perso la corsa. Giancarlo, ma direi che stava abbastanza bene Sorensen nel muro di Gramonte, è stato un attacco di Laurenzen e lui l'ha preso in coda ai sette. Poi noi ci siamo già duriati, non ha potuto vedere come sono andate le cose. E lì veramente bisognava stare molto attenti, lui era in coda ai sette, quindi probabilmente se stava più attento poteva stare con il vincitore. Ecco, nel finale ti ha chiamato, ti ha fatto segno di che aveva un dolore allo stomaco, intanto è arrivato Lietti. Giancarlo, attendi un attimo, finiamo il discorso. Marco Lietti, 24enne atleta comasco che oggi ha fatto veramente una grande corsa qui in Belgio. Marco, però nel finale ti sono venute a mancare le forze perché l'attacco è stato molto da lontano. Ma mancare le forze, cioè dire che quando eravamo in due Chiesa mollato, però ha tirato molto anche lui. Comunque gli ho trovato un passaggio di livello chiuso, gli ho perso un minuto anche lì, poi sono caduto due volte, ho fallato due volte, poi in finale fatto di fame, comunque c'è tanto che ho finito, penso. Ecco, quando sono state le cadute, Marco, perché la regia non ti ha ripreso per molti chilometri, sapevamo del tuo vantaggio, però ecco, le cadute sono venute nel finale. Ma sono venute dopo il sesto muro, ho preso due curve un po' veloci perché sapevo che c'era me che mi diceva il vantaggio era ancora buono. Ho cercato di tenere su lo più che potevo e sono entrato forte in due curve e sono caduto. Comunque penso per il secondo anno di aver fatto una bella corsa, anche perché nessuno attacca e io ho dovuto staccare da lontano. Sapevo che era molto difficile arrivare,
risultato. Cosa dice per te questa corsa? Che tornerò perché voglio arrivare davanti una volta. Ecco, se ci fai la gentilezza di chiamare Sorensen lì, si sta cambiando con Ferretti. Rolf Sorensen che ti